Sporchi a merda, oh. Ciao ragazzi, madò Giovanna, sei entrato inizio live, incredibile, oh. È assurdo, mamma mia. Porca vacca. Ciao Sofì, ciao Edoardo. Ciao Cristian. Che cazzo vuoi Pietro? Ciao Eric. Ciao King. Ciao Rita. Bene Diego, tu? Ah, finalmente la modifica vuol dire che ha funzionato. Infatti ma ne stavo parlando Giovanna, cacchio. Effettivamente. Ciao Blox Fails. Allora ragazzi, oggi continuiamo quella che è la nostra esplorazione di questo fantastico mondo. Prima dobbiamo uccidere lui però, che l'altra volta è scomparso. Vieni, qua. Ehi, 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 dove vai, dove vai? Allora ragazzi, questa zona sarà molto difficile perché... Cosa mi dai? Benissimo. Cacchio, è proprio quello che sto cercando. Dove si trovano quei mostriciattoli così? Non saluto nessuno, basta chiederlo. Basta. Bella Alex. Come ci arrivo lì? Allora. Facciamo le cose con calma e rigore. Io andrei prima a sconfiggere quelli là sopra. Questi due qui. Ah, vabbè, che uccidere loro in realtà non ha senso, così ci perdo solo tempo. Sì, infatti, ci sto solo perdendo tempo. Però questo mi ha droppato qualcosa. Ciao Mino. No, non mi va di urlare. No, non porterò Halo. Anche perché sto giocando da PlayStation. E Halo è un'esclusiva Xbox, giusto? No, non sono di Zalisha. Oddio. Sei caduto come un salame. No, Maria, mi dispiace. Assolutamente no. Tranquillo il cavaliere di Astora, tranquillo. Dai, ma che cacchio, sono caduto dall'altro gradino. Ecco, mi dispiace che non ci sia il salto qui, eh. Sarebbe stato molto utile, davvero. C'è un salto fasullo. Ma perché? Perché devo stressarmi così? Perché? Che palle. Potrei lasciarli anche stare. Oh ragazzi, non mi piace chi spamma. Non mi piace assolutamente chi spamma. Quindi il primo che vedo spammare adesso lo silenzio. Basta. Uomini avvisati, mezzi salvati. Allora. La smettiamo con queste palle di fuoco, sto già iniziando ad incazzarmi. Muori pezzo di merda. Madonna, ma che nervoso ragazzi. Nervoso senza confini mi viene, contro questi. Sanno soltanto fare le cose in gruppo. Sei rimasto solo. Solo che fai tu?
Sei come Maranza, preso da solo non vale un cazzo. Ma neanche in gruppo, devo dire, eh. Li ho uccisi tutti. Sogate, sogate. Sì, basta, basta, ma c'è pure Bibi, ragazzi, incredibile, incredibile sta live. Grazie mille di esserci tutti. Sei gay? Beh, ti devo dare una risposta. Non penso proprio. Allora, voglio farla molto tranquilla sta live, ragazzi, perché sennò poi mi viene il mal di testa, impazzisco e poi muoio. Già prima mi sta venendo un filino di mal di testa, ma ora mi è passato. Quindi non. Siamo un pochino calmi. È una live pomeridiana. Interesting, interesting. Che cos'è sta roba? Ah, vabbè, la potrò tirare una volta che abbasso sta piattaforma. Shortcut sbloccato? Ma io non me ne privo assolutamente. Che spettacolo! Ecco qual era la mezza scaletta di prima che mi dicevano nella live precedente. Dopo la live fai un nuovo short? Se mi hanno. Ce l'ho messo in privato. Un attimo solo, devo vedere se è in linea. Se è in linea. C'è ancora il simbolo del dollaro giallo. Boh, vabbè. Guarda, appena me lo approvano perché l'ho mandato in ricorso, ovviamente mi demonetizzano tutti gli short e a me così non mi va bene, anche perché già non guadagno un cazzo, quindi figuriamoci. Comunque, titanite scintillante. Sì, brother, dai, ti prego. Oh, gemma semplice, che me ne faccio? Non mi serve un cazzo, però dai, meglio che non averla, dai. Dicevo, mi mandano in revisione tutti gli short e cose varie, nonostante io censuri anche le parolacce, nonostante io non insulti nulla, pura ironia volevo dire, stavo sbagliando. Stavo assolutamente sbagliando. No, non ho un PC, zazzi. Non ho un PC. Infatti sto raccattando soldi così me lo posso comprare, mi compro un bel PC da gaming, ma mi servirebbe anche per lavorare, sinceramente. Non solo per. Lo sapevo, bastardo. Mamma che sei brutto, fra. Mamma che sei brutto. Sì, mi vuole riprendere, anzi la verità. Mi stavo parando però, ragazzi. Ma che cazzo. Oh, ma che cazzo. Ma stai scherzando? Sì, va. Ma fa un danno assurdo, non pensavo. Lo sto sottovalutando questo. Senti, compà, metto a rischio la mia vita, davvero. No, non la metto a rischio, scherzo, mi curo. Il calcio dall'otto sorella la prossima volta. Che cazzo stai facendo? Colpetto sotto le palle e muori. Ciao! Dicevo. Lancia cerimoniale dorata, bellissima, vediamola subito. Dicevo che mi sto facendo i soldi così mi compro un bel PC da gaming. Ragazzi, i PC da gaming stanno dai 1000 in su, eh. Poi col fatto che sto anche vivendo come un fuorisede, come uno studente fuorisede, cioè i soldi per me sono veramente sacri, quindi. Oh, porca miseria. Non bastano mai. C'è affitto da pagare, bollette, la Madonna de Cristo. Sì, fammelo solo provare. Vediamo. Carina, c'è un'abilità sta cosa? Non la posso usare l'abilità. No, non gioco a Fortnite. V la fuga. Va bene, se ti piace così tanto scappare, brother. V la fuga. Non mi piace il calcio. Cosa pensi del dottor Bavaro? Non me ne frega un cazzo, sinceramente. Non penso a nulla. Non me ne frega niente di nessuno, in realtà. Cioè, soltanto delle persone che mi seguono mi frega. Basta. Poi niente di più, niente di meno. Ognuno faccio il cazzo che gli pare. Mi devo riposare che c'ho pochissima fiaschetta a sto punto. Che faccio? Mi riposo? No, non voglio riposarmi.
Perché non vedo i vostri messaggi? Boh, ma come ti chiami? Ce l'ho scritto anche sul profilo qui su YouTube. Danilo. Mi stai prendendo in giro, mi stai prendendo in giro, vero? Perché ho detto un sacco di volte che mi chiamo Danilo. Dai, su. Allora. No, vabbè, può anche essere che tu non sappia il mio nome, quindi ci sta. Che anelli sto usando? Ok, quelli giusti. Perfetto. Ma no, Ian, dai, che ti hanno fatto i carabinieri? Aiaiaiaia, Cristo Dio! Cosa cazzo è successo? Le voci nella mia testa stanno parlando. Oh mio Dio, sto impazzendo. Bellissimo il Elden Ring. Sì, peccato che questo non sia il Elden Ring. Non so se ti riferivi a questo gioco. Questo è Dark Souls 3. Mo' ragazzi, c'è un po' di casino da fare. Io vorrei ammazzare queste due creature qui sotto. Perché sei pazzo, Giovanni? Che cazzo è successo? Che gioco è? Ok, bro. È scritto praticamente come titolo della live. Però mi sembra strano che continuate a chiedermi che gioco sia. Boh, vabbè. Raga, un attimo di lettura ci sta, eh. Non è che. Non bisogna mai fare le cose di fretta. Aia. Il culo mi ha pure preso. Mi attaccano in due qua. Ma mi attacchi solo te per adesso. Sì, ok, bro. Sono morto? Sono già morto? Mi sa di sì, che sono già morto. Invece no, ancora no. Questo attacco non mi piace. Vieni qua, che ti affronto per bene. No, non mi prendi. Vaffanculo, va. Dai, facciamo un attimo i seri, per favore. Lo sto usando come riscaldamento, sia chiaro, perché di questi ne ho già ucciso uno. Il fatto è che era in uno spazio più ampio. No, ho capito. Un attimo solo che bisogna capire. Oh, ma che cazzo fai? Madonna, madonna! Oddio! Sì, infatti è Outlast da BB. Non... ha un fratello giusto, ce n'ho due, Mr. Cloud. Amo bestemmiare, ho 7 anni. Tommaso, a 7 anni dovresti fare tutto tranne che bestemmiare. E soprattutto seguire le mie live. Non dovresti farlo a 7 anni. Oh mamma. L'italiano ha abbandonato la chat in certi messaggi, ragazzi, assurdo. Fate attenzione, per favore. Curate molto il vostro italiano. Fidatevi, vi serve nella vita. Soprattutto se vivete in Italia. Stare in Italia e non saper parlare italiano è grave, molto grave. Ma sei egiziano? No, sono napoletano. Sto scherzando, sono salentino. Come adesso dovrei evitare tutti questi. Ah, addirittura quello manda due fiammelle. Ah, le voci, ragazzi, le voci le sentite anche voi? Ahia, vaffanculo. Proprio nel culo me l'ha tirato quella fiamma. Via. Lasciamoli stare, basta, non mi interessa più ammazzare tutti. Vorrei riprendere le mie anime e risfidare quel brodo lì sotto. Cosa vuol dire one eye? Traduce, no? Traduce in inglese. Semplicissimo. Vuol dire che praticamente sono stato io a fare un attentato famosissimo in America. No, sto scherzando. Io questo me lo prendo. Resti umani. Oddio, per quell'oggetto mi attaccano in due? No. Io quitto, ragazzi. Ce l'ho fatta. Vi prego, dimenticatevi di me adesso. Oddio, ragazzi, ma da quale altezza mi hanno preso? Mi hanno dato un morso incredibile. Non posso affrontare. Non so più parlare, non posso affrontare. Non posso affrontarli in due contemporaneamente. Devo attirarne prima uno e poi l'altro.
Porca miseria, sono assatanati. Allora, quando inizio a balbettare è perché manca l'acqua, ragazzi. Si stavano incollando le labbra e poi succede questo. Bro, che la puoi fare, ok? Certo che ce la posso fare. Ci vuole sempre calma. E anche un bastone nel sederino, così ci attiviamo un pochino perché... Ok. No, no, nessun bastone nel sederino, stavo scherzando. Mi sono allontanato per destare l'attenzione di quei mostri. Ok, mi sa che si sono calmati, andiamo a vedere. Spero si siano calmati. Proviamo. Proviamo a vedere, ragazzi. Cioè, con un colpo comunque mi fanno un danno che non ha senso, eh. Non ha veramente senso. Oh mamma. Dai. Allora, tu non mi vedi. Dobbiamo combattere prima lui perché mi sto sul cazzo. Sì. Tra l'altro là in fondo c'è un vecchio saggio, non lo vedo. Cioè, lo vedete voi ragazzi, quello lì là in fondo seduto all'angolo. Che cazzo è? È Janemba. Porca però. Oh my god. Allora, sicuramente non lo devo agganciare come bersaglio, perché poi quando lo vado a colpire, colpisce sempre nei punti sbagliati il player. Non capisco per farmi dire. Ecco, ti colpisco la gambetta. Aia. I morsi alle palle sono un colpo basso, sai, bro. Sto bastardo. Ah, ma pure mentre si sposta mi fa danno. E dai, così però non va bene, eh. Spero che c'ha gli artigli nel culo, però. Mi couro, mi couro. Occhio, occhio, occhio. Fatti sotto. No, non fatti sotto, se no mi fai veramente male. Calma, calmissima, calmissima. Sì. Scusa se ti ho dato quel colpetto in faccia, volevo dartelo sulle costole. Ok. Dai, ragazzi, con calmissima. Easy, easy, easy. Easy un corno se non lo prendi, Brodo. C'è una spada lunghissima. E non lo prendi? Stiamo scherzando? Gli ho fatto male questa volta, si è incazzato, eh? Che succede? No, non mi voleva attaccare più? È impazzito? È impazzito? È fuori di testa, ha rapito Aldo Moro? Addio. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Ottimo, mi ha dato 14.000 anime. Perfetto. Adesso però dobbiamo ammazzare pure l'altro, ragazzi. Qua ci vuole molta concentrazione. Esploriamo un attimo la zona, vorrei capire chi è quello. E se mi attacca soprattutto. Ma mi sa proprio di sì. Chi è che non mi attacca in questo gioco? Dai, diciamocelo, ragazzi. Sì, gioco a Brawl Stars. Bellissimo, Brawl Stars. Bro, la traduzione di Oneye me la dà come Oneye. Bro, ma in che lingua la stai traducendo? In inglese, sì, significa un occhio. Oh my god. Giustamente non ti ho detto in che lingua tradurlo. Vabbè, dai, ci sta. Tu non hai visto niente, eh? Voglio vedere chi è questo seduto. Forse è un boss, non dovrei proprio toccarlo. Prega presso l'arcidiacono McDonnell. Non a caso inizia il suo nome con Mac, guarda. Se l'hai mangiato il Mac, porca troia. Chiedi di entrare nel patto. Sì, vogliamo entrare nel patto, esatto. Seguaci di Aldrich. Oh, però quando sblocco un obiettivo mi dà fastidio che mi esce sulla faccia, ragazzi. Che fastidio. Offri resti umani. I resti umani sono quelli che ho trovato prima all'entrata. Diamogliene uno. Niente Fortnite. La tua devozione verso il patto è aumentata. Non ne ho più resti umani. Va bene così. Ma questa devozione, no? Che io aumento la mia devozione contro il suo pene, no? Pene sacerdotale, sicuramente. Degno di nota. Cosa dà a me in più? Cosa mi dà in più? Perché io non, a me non è cambiato un cazzo. Cioè, sono.
Sono rimasto lo stesso coglione di sempre, non so se entiendes. Adesso usiamo la brace perché non voglio fare sesso con quella cosa, ma voglio ammazzarla. Ti prego, miralo, gioco, perfetto. Questo attacco non mi piace assolutamente. Mi ricordano tantissimo i corvi che stanno nel The Ring. Sono cattivissimi quei corvi, ragazzi. Torero. E invece no, solo un colpo. Ci accontentiamo. Cristo Dio, l'avevo evitato l'attacco, però. No, non mi prendi. Non riesco a vedere niente. Grazie telecamera, davvero. Grazie mille. Ok, no, non mi prendi. Perfetto. Ehi, poi si gira, capito? A colpirmi di lato perché ha capito. Coglionazza. Però se lo prendiamo in testa lo stunniamo, ragazzi. Se tipo ha fatto tipo un movimento di cabeza. Madonna, mi sono visto la morte in faccia, ragazzi. Occhio. Quando lo porterò il The Ring, ragazzi, quando finirò Dark Souls? Sono senza stamina. Ufficiale, ragazzi. Moveset molto semplice, può ammazzare tranquillamente. Se magari la mia spada lo prendesse. Tang! Occhio, non esageriamo. Non esageriamo, che poi succede. Sappiamo che cosa succede se esagero con i colpi. Pam! Anello della benevolenza. Me sa che ce l'ho già. Eccolo, me l'ha regalato Juan. Ragazzi, quest'anello è un anello della Madonna. Guardate, aumenta i punti vita, energia e carico massimo. Veramente assurdo. E tra l'altro, guardate cosa abbiamo sbloccato. Un altro falò. Così non mi devo subire ogni volta quei cazzo di monaci della Madonna che mi tirano le fiamme. Quindi va bene. Gico, è l'ultima volta che lo scrivi. È l'ultima volta che lo scrivi. La prossima volta ti blocco. Gemma delle profondità. Non voglio rotture di coglioni, ok? Non saluto nessuno. Raga, altrimenti dovrei fare una live saluti. Che cazzo ogni volta, ma. Magari non lo sai, però lo dico ogni live. Cioè, ogni live mi tartassate con sto mi saluti. Io non ce la faccio più, ragazzi. Più che ignorarvi, non so che fare, davvero. Poi però non riesco perché mi riempite la chat così. Mi saluti, mi saluti, mi saluti. Mi avete rotto i coglioni, va bene? Beh, a sto punto ci riposiamo, scusami, eh. Che cazzo sto facendo? A questo punto ci riposiamo. Adesso andiamo avanti. E scusate se mi adiro, ragazzi, però capitemi un attimo, per favore. Io non vi voglio male. Bella a tutti, ragazzi. Io sono Fabi Gay, VJ. Sono praticamente, mi sa, dietro la città, dietro la villa, dietro la valle boreale, lì com'è che si chiama? Irithyll. Sto a Irithyll, sto alla zona di Irithyll. E ho appena sconfitto il boss della precedente live, che non mi ricordo come si chiama, ma era tipo un sacerdote con due spade fortissimo. Gamer Fantasy, vattene a fanculo, vattene a fanculo proprio. Scusami, eh. Ma come cazzo ti permetti? Come ti permetti a nascondere tutti i messaggi degli altri con il tuo spam del cazzo? Non ti permetter mai più e via da questa live. Adesso, now. Allora, questa zona, ragazzi, questa zona, porca miseria, è un po' cancerogena, ma giusto leggermente. Perché? Perché, ve lo devo dire io perché, ci sono dei Brodix. Dei Brodies che mi stanno lanciando delle frecce enorme. Enormi, scusate. Delle frecce gigantesche. E quelle frecce se ti prendono fanno molto male. Di qua mi prendono le frecce? Ok, no. Forse ho capito, eh? No, forse non ho capito niente, ragazzi. Occhio, occhio, guarda quanti ce ne sono. Ce n'è uno lì sopra, uno di là e uno dietro questa colonna. Come devo fare? Pure tu, Streak, StarTech, vattene a cagare. Il bro ha una mazza in mano? Non mi fai paura, sai?
Il boss dopo sarà abbastanza difficile, Francesco, dici? Ma grazie, Joan. Io posso fare dall'iPad massimo per 30 minuti, tipo. Oh, ragazzi, lasciatemi stare, dai, per favore. Ok. Ma lo posso spingere giù in qualche modo? Sì, certo che lo posso spingere giù. Però se ci sono quelli che mi lanciano le frecce, ragazzi, difficilmente... No, mi veda, mi veda. Tra l'altro, che armatura c'ha, ragazzi? Oh mio Dio! Vi prego, ditemi che avete letto Berserk, ragazzi. È Griffith. È Griffith. O Griffith. O Sburifis. Come cazzo lo potete chiamare? Sì, siamo arrivati agli 80.000. Non ci sono, non ci sono, non sono qui, bro. Fai come se non ci fossi. Inutile che ti giri, non era un rumorino. Tranquillo. Non era niente, era il vento. Dicevo, siamo arrivati agli 80.000 iscritti. Grazie mille ragazzi, grazie mille. Cioè, giuro che a 100k faccio uno speciale bellissimo. L'ho pensato. Ok. Ciao Livio, grazie di essere passato, brother. Si chiamano Cavalieri Neri. Al massimo sono Guts. No, bro, guarda bene l'armatura. Questo non ci assomiglia a Guts. C'è un altro cavaliere alla cattedrale di Karthus, se non sbaglio. Che sembra Guts perché c'ha uno spadone così. Quello sembra Guts. Questi no, questi sembrano Griffiths. Anche se sono cavalieri neri, questi sono bianchi. Cioè, guardate, sono bianchi. A 100k arriva un regalo, ragazzi, che voglio sin da quando sono neonato praticamente. Il Silver Buttons. Addio, bro. Addio il cazzo. Non lo facciamo cadere manco se ci impegniamo questo. At this point. Uè, occhios. No, ragazzi, ci cadiamo qua. Ci cadiamo, va bene? E io sinceramente non voglio caderci. Mamma mia. Ah, è caduto? Ok. Basta un attimo ingannarli e poi cadono da soli come delle mosche. Perfetto. Tutto Dark Souls 3 ispirato a Berserk. Guarda, tutti i giochi From Software si ispirano un sacco a Berserk. Tutto il mondo, ragazzi, si ispira a Berserk. Cioè, perché Berserk davvero è un'opera che potrei comparare quasi a Dragon Ball. Anche se sono completamente differenti e non si possono comparare. Io intendo tipo di fama, disegno, originalità. Ragazzi, hanno dato un sacco nel mondo, davvero. Berserk soprattutto. E anche Dragon Ball soprattutto anche. No, no, ragazzi, ma io devo aumentare di livello. Che sto facendo? No, si è accorto di me. Adesso sapete che facciamo? No, non moriamo, non era quello l'intento. È sfruttare l'intelligenza artificiale di quei cosi perché sono stupidi. Beh, stupidi fino a un certo punto, però se mi vengono... Se vengono a seguirmi. Se prova a seguirmi, brodo. Cade da qui. Cade, non si capisce come, ma cade. Mannaggia Dio. Cioè, ma io posso combattere lui e i suoi arcieri che mi stanno alle calcagna così, ragazzi. Cioè, si può fare assolutamente, però. Cioè, sentite le frecce, io mi sento un pressing dietro la schiena che non è indifferente. Addio, ciao. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Frammento di titanite. Ma io ci sto tutto. Ok. Oh, le frecce ammazza draghi sono allora, Mogo. Sono molto forti. Sì, parecchio maturo Rob. Oh Rob, ci sei tu anche, cazzo. Bella Rob, grazie di essere passato, bro. Rob era anche nelle mie live su Twitch, ragazzi, io me li ricordo tutti. Guarda, sono entrambe opere abbastanza mature, Davide. Sono entrambe fatte da due maestri colossali, veramente. Veramente dire di essere, di aver vissuto nella stessa epoca dove era in vita Akira Toriyama e anche Kentaro Miura. Cioè,
ormai andati tutti e due, e questo è un vero onore. Solo l'aver respirato la loro stessa aria quando erano in vita, per me è un onore. Ragazzi, maestri assurdi. Se non l'avete letto Berserk, dovete leggerlo assolutamente. Allora, io vorrei fargli un attacco critico, però dobbiamo avvicinarci tipo così. Aia, aia, aia. Dovevo essere pronto a parare. Aia, sono un coglionazzo. Perfetto. Comunque lo scudo non lo sto usando tantissimo, però io me lo tengo, ragazzi. Io me lo tengo, frega cazzi. Siamo a 50.000 anime? Minchia, ragazzi, se le perdo adesso mi metto a piangere, letteralmente. Non posso perderle. Potenzia le lame del mercenario perché fanno un danno che non hai idea. Fidati. Ok, mi fido, mi fido. Però le tengo le lame del mercenario? E questa è la cosa. Lame del mercenario, oddio la testa. Mi fa male solo da un lato a tratti, ma che cacchio ho? Oh, ce le ho! Ce le ho le lame del mercenario. Danno sanguinamento per caso? Vediamo, mostra info. Una coppia di scimitarre tipiche di alcuni mercenari. I fendenti di queste lame affilate possono fare a pezzi i nemici, ma perdono di efficacia contro armature o scaglie. Nella posa giusta, chi impugna entrambe queste scimitarre può sorprendere il nemico con attacchi. Potrai anche da sinistra. Proprio in questa situazione non dovevo cambiare arma. Aspettate un attimo, che proprio essere ucciso. Diamogli quello che vuole. Ma prima devo leggere un attimo la chat perché avete scritto tanto. Sì, lo porterò Bloodborne, Francesco. Quanti cavalieri ci sono ancora? Tanti, GG. Ma tu quando farai un tuo primo video? In che senso, Zazi? Non ho capito. Quando farò il mio primo video? O quando ho fatto il mio primo video? Sì, lo so, Juan, lo so. Non posso prenderle già maxate, altrimenti si romperebbe già da subito il gioco. Bloodborne è molto difficile, eh. E poi le potenze con quelle scimitarre, eh. Bellissime. Ai, 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 porca miseria. Sono pronto, sono pronto. Ah, Cristo, Dio, la testa. Ciao! Frammento di titanite. Allora, dopo tre colpi praticamente si sbilanciano sti cavalieri. E questo è il loro segreto. Il loro punto debole è che si sbilanciano. Porca troia la testa, ma che cazzo tengo? Qui è un po' complicata la situazione perché ce n'è uno lì che non dobbiamo attirare. E uno qui. E io come faccio? Posso camminare in silenzio, magari non se ne accorgono, non lo so, faccio così. No, io non ci sono, fra. Non ci sono assolutamente. E li ignoro pesantemente, cosa mi ci vado a morire così. E io non voglio morirci, ragazzi. Assolutamente. Sì, ma tutte le live che sto facendo, ragazzi, poi le editerò, eh. Farò dei riassuntoni perché non posso lasciarvi delle live così lunghe da rewatchare. Massimo farò dei video più corti con i momenti più salienti delle live perché. Oh, ci sono certi momenti che fanno sganasciare anche me. Cioè, io se faccio qualcosa che non mi fa ridere, ragazzi, non lo faccio nemmeno. Quindi, questo è il segreto dei miei video. Sapetelo, ragazzi, sapetelo. Se non lo sapete, sapetelo. Brace. Ma qui per caso. Ti prego, dimmi che non faccio un casino tirando questa leva. Cosa succede? Cosa ho fatto? No, no, non sono obbligato a ucciderli tutti, assolutamente. Posso anche fare una bella run e ignorarli, però per cosa mia mi piace ucciderli. Però
Poi droppano un sacco di anime, ragazzi, sono arrivato a 50.000. Devo necessariamente aumentare di livello. Di che stiamo parlando? La prossima zona è difficile, eh? Guarda, non me lo immaginavo. Assolutamente, sai? Skyrim è bellissimo. Cottissimo. Anche se non l'ho mai giocato, però già solo sapere che ogni NPC era unico nel suo genere, questo ti fa capire quanta cura c'è stata in quel gioco. Sì, spawna l'esercito dei cavalieri. Ah. Oh, testa! Ma che cazzo è? Ogni tanto mi viene un dolorino qua a sinistra, ma non è che c'ho per caso un ictus. Calacca. Allora, con calma ragazzi, con calma. Questo a che serve? Ah, sì, ho capito a che serve. Devo girarlo così risale la colonna e poi posso andare più avanti. Vedete? Esattamente da lì. Sì, sono fidanzato. Perfect. Ma se facciamo tipo così? Guardate, sembra che non mi stia muovendo. Oh sì, ti prego, godo il falò. Sì, ragazzi, si gode. Però non so neanche se dovevo andare veramente in questa zona. Magari dove c'erano tutti quei cavalieri, ragazzi, c'era qualcosina che non ho notato. Perché appunto io ammazzo tutti gli NPC, così posso esplorare per bene la zona senza essere attaccato e vedere se ci sono dei segreti. Grazie Saz, grazie mille per tutti i like. Fra attento perché arrivano subito due cavalieri. Attentissimo. Infatti, sai che cosa farò? Adesso spenderò queste anime per aumentare di livello. Ah, è la zona giusta? Ok, perfetto. Stiamo andando avanti allora. Perfetto. Stiamo facendo bene. Welcome, Aspie. Sì, Then touch zitta, the aumenta il dark mio and speak in. livello, zitta, veloce. Rompi coglione. Poi ci rimangono altre 20.000 anime. Cristo Dio potente, bastardo, che cazzo è? Sta testa, porca puttana. Sì, aumento la vitalità, dai, diciamo. Farewell, Ashen One. Comunque adesso consumo anche qualche anima grande, così poi... Così probabilmente. Ma perché mi fa le emote? Ma dammi un cazzo! Perché cazzo mi fai le emote, bro? E basta. Minchia, per la titanite scintillante me ne serve soltanto. Me ne serve soltanto un'altra. Allora. Frammento di titanite. No, qua servono solo frammenti di titanite. Let's go, let's go, let's go, let's go. Potenziamole un pochino. Oh, adesso servono pezzi di titanite. Lame del mercenario più 7. Fanno. Come si vede il danno da fisico, si vede, eh? Più 168. Più 168. Minchia, sta lama è potentissima. La spada dei cavalieri degli anelli. La spada dei cavalieri degli anelli. Però le userò, diciamo, al momento propizio queste lame. Perché adesso mi sta piacendo questa cosa, scudo e spada. Ah, e tra l'altro questa spada funziona molto bene contro i cavalieri dotati di armatura. Con le scimitarre no, lo dice nella descrizione. Ma perché mi fa le motto quando parlo? Cioè, giuro, non capisco, il joystick non lo muovo. Ok. Clicco subito X. Ah no, sto sbagliando. No, non ce l'ho il DLC. Queste cose che ho me le ha regalate Juan. La spada, l'armatura e altre cose. Questa armatura fa parte di un DLC che Juan ha comprato. Noi siamo una grande, eh? Grande anima. Juan, un attimo. La grande anima di guerriero esperto. Quante anime mi dà? Giusto un attimo per farmi il conteggio. Sì, ho giocato a Red Dead Redemption 2. Non l'ho finito ancora perché ce l'ho da poco. Ed è uno dei giochi meglio fatti sulla faccia della terra, devo dire. Sono Juan non Wikipedia, mi piace la tua risposta, mi piace un sacco, per questo ne sprecherò una. Vediamo.
Ok, non me ne ha date abbastanza. Non sono bastate. Ne devo usare un'altra. Risposta esatta, Juan, risposta esatta, cazzo. Quante ce n'ho? Ok, anime richieste 32.000. 1.000 me ne manca. 1.000, quindi usiamo questa, va. No, più 5.000, quante cazzo me ne ha date, porca miseria. Sono troppe Welcome, Husband. 5.000, oh. Very well. Then to take Avanziamo di knowledge deep from livello. these sovereignless Cioè, se souls. clicco rapidamente X mi fa l'emote, vabbè. Come siamo? No, non l'ho fatto per pensare, mi sta facendo male la testa qua al lato sinistro ogni tanto. A intermittenza, così prende e mi arriva un dolore acuto qua, non lo so perché. Io mi sto annoiando un pochino. Mo combattiamo, non ti preoccupare. Ma che platino, Patrick. Sto in blind run, stiamo giocando normalmente. Tempra. Vigore. Tempra, vigore. Tempra, vigore, vigore, tempra. Vigore, dai. Vigore, andiamo. No, GG, mi sa proprio di no, non l'ho fatto. Come si fa ad avere la tua amicizia? 8 milioni di euro, brother. 8 milioni di euro e ce l'hai gratis. Proprio un controsenso quello che ho detto, ma lascia perdere. Cazzo ne so, bro. Se ci conosciamo nella vita reale, io diventerei anche tuo amico. Cioè, in base, cioè. Come una persona normale, voglio dire, ci si diventa amici. N non sono Dio. Pensavi, mi hanno spoilerato il tuo arrivo, brodo. E adesso ti ammazziamo, ma non sulle scale perché è un posto che odio. Oh, saltino? Oh, ma che cazzo fai? Aggancialo, dai. Oh, cazzo, ma dopo ho parato all'ultimo. Ah, sono coglione, dai. Ah, ce n'è pure un altro che. Porca troia! No, 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 non voglio morirci adesso, dai. Aspetta, 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 aspetta. Mi cura un attimo e vengo subito da lei, eh. Ah, quell'altro. Ragazzi, cavalieri con la lancia non ne ho mai combattuti fino ad ora, quindi ci sta che non capisco bene il suo moveset. Un attimo solo, eh. Gay. No, nel senso. Non volevo darti del gay, scusami. Anche perché non è un insulto. Oh, e stai calmo, dai, muori, dai. Dai, muori, per favore, grazie. Grazie tante, sì. Sì, esatto, grazie tante. Anche se ho sprecato troppe fiaschette per un brodo solo, eh. Veramente troppe. Non è da me, non è da me. Vabbè, tu sei facile da uccidere. Sì, facilissimo, amico. E poi che ste figuracce di merda. Ehi! Stiamo calmi. Stiamo showing, bro. Wow, attacco criticissimo. Anche tu mi hai criticato, bastardo. Ah, fondente! Un altro bel fondente e muori. Addio. Cosa mi droppi? Frammento grande di titanite. Tu sei stato più utile dell'altro, ok? Come loot, quindi va bene. Alright, allora qui c'è qualcosa. Non è che niente, niente, no? Un oggettino sacro. Guarda, guarda, guarda. Sì, vabbè, ma così mi deludi, Dark Souls, non c'è un cazzo, veramente. Perché l'hai messo sta altura qui così? C'è sempre un motivo, ragazzi, c'è sempre un motivo. Sicuramente mi devo fare una caduta lì sotto, però no, adesso non mi sento pronto. Poi ci ritorniamo. Allora, The Last of Us mi sa che lo porterò da solo. Cioè, mi sa che lo giocherò da solo e non in live. Perché certi giochi voglio godermi l'esperienza stando proprio zitto, muto, in silenzio. È inutile se cadi muori. Grazie, Francesco. Carbone del gigante. Ah, coglione. Adesso è mio, adesso è mio. E tu non fai niente. Suka, suka. Ok, un attimo di attacco mentale che mi è venuto.
Oh, ma ste scale sono viscide, sentite il rumore, sentite. Delta Run? No, non lo conosco. Io non conosco nessuno. Allora, finché ci sono quei cosi là, difficilmente riuscirò ad andare avanti, eh. Se possiamo aggirarli, sarebbe il top, a dire il vero. Oh, bella, bella roba, Juan is the best. Juan, te l'hanno detto che ti chiami come Juan? Ah, porca troia. Ah sì, grazie mille. Hey Fier. Però così ti perdi anche il jumpscare, eh? Così facendo ti perdi un jumpscare che mi viene. Così mi anticipi le cose. Andiamo da quelli che lanciano le fiamme, perché se scendo sotto mi cagheranno il caso. Ne va a vostro svantaggio, ragazzi. Poi la live così, se mi spoilerate queste cose, difficilmente mi farete spaventare anche. Cioè, difficilmente mi faranno spaventare cose che già so, capito? Ciao, Cristo Dio onnipotente. Aia. Aia. Again. Aia, again. Hai finito di cagare il cazzo, fra? Oh, occhio, 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 occhio. Me ne spawnato un altro dietro. Ah, ma salgono anche le scale questi tizi. Va bene. Tu muori. Per favore, dai, muori. Dai, dai, per favore. Dai, brodo, facciamo un attimo serio. Tu hai cagato il cazzo, te l'hanno mai detto, fra? Muori, dai, grazie. Vaffanculo. Allora, lì ci sono così di smegma a terra che preferirei evitare, sinceramente, perché c'hanno un botto di vita. Però, ecco, guardate, dobbiamo stare molto attenti. Ammazziamo prima sti tre coglioni, va. Questi tre fratelli del cazzo io li ammazzerei. In primis lui, che è debolissimo. E poi loro due. Lui muore più facilmente. Ciao. Oh, ma che cazzo, quei cosi di smegma, bastardi, figli di pulla. M'ha preso ragazzi, m'ha preso, non lo nascondo. Cadi. Ciccio bomba. L'avete cagato il cazzo da me. L'avete proprio cagato il cazzo, ve lo dico. Ho un sacco di gatti, sì. Allora, c'è un po' la caga ad aprire questo. Ok, non pensavo spawnasse adesso questo brodo. Aiuto. C'è un piccolo problemino, che quei cosi di smegma io li devo uccidere tutti. Sì, vabbè, là c'è pure un mimic. Addio, ragazzi. Oh, però il mimic mi è utile. Magari mi uccide sto boss qua. No, non è un mimic, è una cassa vera. Cazzo, proprio adesso che lo volevo, sto mimic. Oh, ragazzi, questa è una zona di merda. Una zona di merda incredibile. Questo oggetto non l'ho dimenticato, assolutamente. Alla destra. Ma davvero, stai dicendo? Geko, scusa se non ho visto, grazie della donazione, brodo. Grazie mille. Grazie mille davvero, Geko. Grazie ragazzi, scusate, non stavo leggendo la live. Anche perché sono entrato nel gioco. Girati e guarda cosa c'è, in che senso? Ciao Filippo, bene tutto sommato, te invece? Sì, ho anche tre cani, Zarzi. Ok. Se apri la porta dopo. Ah, oddio, qua c'è direttamente la stanza del boss, non me ne ero neanche accorto. No, ragazzi, ma davvero? È la mia connessione? Sì, effettivamente si sta bloccando. Aspettate che provo a fare di questo. Tranquillo, Dread, perché sennò poi mi viene mal di testa. Sto laggando, ma porca puttana.
Porca puttana. Aspettate un attimo qua, se sto laggando, così non va bene, eh. Un attimo, che sono matto ad aspettare qua, che quei cosi mi stanno raggiungendo piano piano, aspettate. Non posso mica aspettare qua io. Ora no? Sembra meglio. Sì, però non è eccezionale, quindi aspettate un attimo. Ciao Giovanni, vai via. Ma del sesso da svolgere e non con me? Come ti permetti? 100K sesso, eh? Allora ragazzi, siamo pronti a fare questa zona? Siamo prontissimi. Devo uccidere tutte quelle cose di melma, quindi adesso sarà un po' più lenta la situa. Questo dolore non se ne va. Grazie Giovanna, grazie mille. Ah, Cristo. Cazzo, che caduta mi sono fatto. ASMR, mostri di smegma che muoiono. Ehi, stai calmo tu, eh? Nel backstage. Oh, cazzo. Oh, ragazzi, siete troppi, davvero. No, Gianluca. Adesso facciamo sul serio. Oh, Madonna Eva. Sono capace a farmi uccidere da sti cosi?
Sì, tu guarda, Brodo, che dopo tocca a te, sai? Perfetto. Oh, ma non muoiono mai. Alza la qualità. La qualità della live sta al massimo. Si abbassa automaticamente. Ah, ok, ma stai dando un consiglio a qualcuno? Allora, dovete sapere che YouTube mette sempre in automatico la live più bassa. Dovete mettere qualità dell'immagine superiore e poi fissa a 1080p. Sì. L'ho capito dopo, BB. Pardon. Ok. Troppo figo, addirittura. Solo che quel ragno è un po' cancerogeno. Un po' cancerogeno perché moveset un po' bastardello, quindi muori per favore, dai, grazie. Ok, mo dovremmo avere un campo più libero, però prima voglio fare così. Scheggia di Estus, benissimo. Il mio social e videogioco preferito. Il mio social preferito è, credo, Instagram. Gioco preferito, invece, God of War. No, non mi piace bestemmiare, Gianluca. Non è un mio hobby. Non mi piace bestemmiare soprattutto perché implica il fatto che io mi stia scoglionando, capisci? Bestemmi tutti i giorni, dipende da quanto mi incazzo. Minchia, ma avvelena pure. Accuccia. Ma lo sai che mi devo mettere a cuccia io un attimo, eh? Porca vacca. Il bello è che se tipo mi cago un attimo addosso. Bel salto, davvero bel salto. C'ho queste scale come via di fuga, quindi ottimo. Aspetta un attimo così, Brodez, che devo fare una cosa. C'ho una balestra. E mo che faccio? Non la uso la balestra. Però ci devo equipaggiare delle frecce adatte. Vediamo se funziona. No! Ma sto impazzendo. Queste non le spara, sono piccoline. Forse queste. Vediamo. No, neanche queste. Vanno bene. Forse queste. Forse queste. Non lo so, non lo so. Dai, ti prego. Spara una freccia, ti prego, dai. Grande. Spara. Ma che cazzo? Grazie. Oh, sei incazzato? Sei incazzato di brutto! Oh, ma stai calmo, zio! Fa parte del gioco essere colpiti, dai! Non ti puoi arrabbiare così tanto, per una freccia poi. Che non ti ha fatto praticamente nulla. Un po' esagerato, non trovi? Non mi sta facendo niente. No, non penso che funzioni così, ragazzi, ok. Lasciamo perdere la palestra. E mi rimetto. Vediamo con le scimitarre come ci comportiamo un attimo. Quanto danno facciamo con queste? Vediamo. Allora. Innanzitutto direi di sfruttare questa colonna. Ok. Sì, mi sto cagando addosso. Lo so, però con questo che si muove ci dà un po' di fastidio.
Non è il top, raggiungere quello shortcut. Godo. Oh, gli facciamo un sacco di danno, eh. Però pure lui, ci fa troppo danno. Stai calmissimo. Mangiate la colonna. Oh, ma come cazzo ti muovi? Madonna! Non si capisce un cazzo! Porca troia! Devo ucciderlo per forza. Sì, Spider-Man sotto acidi. Sì, vabbè, intanto mi avvelena anche da qui, sto coglione. Sì, lo so che non riesce ad entrare, se però... Prima di entrare nella porta, questo mi seguisse per uccidermi. C'è un moveset particolare, ripeto. Occhio. Calma. Vedete, doppio attacco. E sicuramente fa qualcosa che io ancora non conosco. Questo è il salto. No, fa la sbo! Porca to... Ecco, quest'attacco non lo conoscevo. Quindi un attimo di ripresa. Respiro, respiro, respiro. Oh, secondo me non riesce a salire le scale. Ok. I suoi due attacchi li ha dati. Che fai adesso? Piangi, piangi, coglione. Oh raga, sto combattendo troppo in safe. Oh, godo! Godo tantissimo! Godo tantissimo! No, non godo più. È durato poco questo stunnamento. Muori, per favore, dai, muori, dai, basta. Porca miseria, ragazzi, porca miseria. Sono stato molto sulla difensiva, però ce l'abbiamo fatta. Belle le doppie spade, bellissime. Però ritorniamo a questa spada che mi piace di più per adesso. Oh, un canguro davvero. Come vedi tutto pixelato? Mastro, dai alla qualità. Vai a vedere un attimo la qualità della live. Sicuramente. Oh, sta porta non funziona? C'è una leva da schiacciare. Al momento no, backpack no. Mannaggia la puttana. Che devo fare se risulta un po' sgranato? Sono andato di là. Spegnere un po' il wifi di altri dispositivi. Anche mettendo in 1080p. E così non va bene, cazzo. Vedere un attimo. Come devo fare? Allora, vediamo così. Ok. Oh, ragazzi, se Gigi ha detto che dovete andare nelle impostazioni, mi sa che vi sta prendendo male il telefono, non lo so. Quando non muovo la camera del gioco. Beh, ci potrebbe stare, tutto sommato. Chi è? Chi è? Sento passi? Chi è? Oh sì, ci godo, madonna che shortcut. Dove siamo però? Fammi capire, qua non sono mai venuto. Ah sì, sono venuto prima, solo che questo oggetto non l'avevo visto. Oh, bellissimo, grande anima. Cristo, la testa voglio... Non esplode. Oh, cazzo, Cristo. Questo c'ha gli occhi rossi. No, questo è indemoniato, ragazzi. Oh, sono capace! Per rimasta solo una fiaschetta, vedi che poi fa. Ah, la testa! Mannaggia Diaz! Godo. No, godo il cazzo, sono morto, che cazzo godo? Aspettate che vengo a riprendermi le anime, eh. Aspettate un attimo, devo riprendermi le anime, ok. Ma perché... sì, la fa da solo YouTube.
Lo so che volete un trial boss. Un attimo, mo vado a farlo, eh. Riprendo giusto le mie anime. Oh, state calmi, ragazzi. Però quello con gli occhi rossi, secondo me, c'ha qualcosa che... C'ha qualcosa tipo il cancro, non lo so. Porco Dio! Sì, vabbè, dai, pure! Fino a che ora streami? Infatti, che ore sono? Vediamo. Sono le 4:30 quasi. Boh, fino alle 5, credo. Giù di lì, comunque. Ma sta lagghicchiando, cioè, ragazzi. Non so che fare. Prima dobbiamo ammazzare questi. Guardate come faccio ad ammazzarli. Molto semplicemente. Dai, dai. Vieni, vieni. Vieni, dai. Che c'è? Qua non mi può raggiungere? Perché qua non mi può raggiungere? Che c'è questa? Ah, non mi può raggiungere! Però io sono qui, eh. È impazzito. È fuori di testa, ha rapito Aldo Moro. Eh sì, terzo attacco, pensavo che non me l'aspettassi. L'attacco di scudo no, però non me l'aspettavo. Porco Dio, ragazzi, ho perso tutte le anime così come un coglione. Non ci posso credere. Dai, vabbè, andiamo a fare un tentativo al boss. Oh, testa di merda oggi. E insomma, ogni live è perfetta. Fanculo, pezzo di merda. Cioè, fino alla morte mi seguono questi. Cazzo ne so, combattete tra di voi. Cioè, io non ne voglio sapere nulla, ragazzi. Via. Vediamo se è un boss che si fa con lo scudo questo. Ma porca troia, tu chi cazzo sei? Sì, vabbè ragazzi. Il chilling più totale. Che è successo? Dove è finito? Cerchiamo un attimo di capire prima i movimenti. Questo movimento non mi piace. Oh, mamma che attacco! Avrei mietuto un sacco di vittime con quell'attacco, signorina. Stia calma. Comunque è uno di quei boss che... Capito? Non ci devi stare lontano. Nulla, non ti sei perso nulla, Frodo. Occhio. Attacco non mi piace. Già era abbastanza complesso come attacco. Allora signorina, devo ammettere che lei fa molto male, eh. Però come potete notare non è impossibile. Primo tentativo, già quasi mezza vita. Sicuramente sarà un boss a due fasi perché non ci credo che è così facile da colpire. Baby Deniak, scusa. Comunque, boss da combattere solo con la spada, ragazzi. Non serve lo scudo. Per adesso. Brodo, sei lentissimo, mamma mia.
Marco Diaz. Così siamo pari. Bellissima con questa colonna sonora, eh? Devo ammettere. Minchia, ma mi ha preso anche da così vicino. Attacco pericolosissimo, non ci curiamo nel mentre. Attacco cancerogeno, devo dire questo. Questo anche un po' cancerogeno come attacco, veramente complicato. Basta, basta, sto attacchino di merda, è veramente... Ma mi ha tirato due Kamehameha? O sbaglio? No, quelli erano due cannoni garlic, scusate. Porca troia, oh. Tizia, ora iniziamo, ora iniziamo davvero. Fatti uccidere, dai, che cazzo. Insomma, oh. Niente spam da mezz'ora, perché sicuramente i bambini se ne sono andati. Finalmente. Ehi, togli da cazzo. Questa è la danzatrice, Francesco? E questa è la danzatrice? Mi sa di no. Porca troia, quella fiammella. E vabbè, da ogni lato, raga. E dai. Basta, fatemi combattere il boss e via. Ah, il divoratore degli dei. Ma a me sembra una donna, ragazzi. My opinion. Non te carica così, per favore. Già da adesso questo attacco. Oh, ma è assurdo. È assurdo il danno che fa. Dio. Che sta facendo? No, qua un colpo e moriamo. Curiamoci. Madonna, madonna. Sopra io e Sempronio, per favore, muori, muori, dai. No, 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 non mi piace questa cosa che stai facendo. Ok, quando si teletrasporta praticamente fa quella cosa. Sappia che questo attacco non è di mio gradimento, grazie. Potrebbe non rifarlo mai più, grazie. Di nuovo si è teletrasportata, oh! Ma mi affronti? Caccia le palle, tizia. No, non stavo scherzando, non le cacciare per favore. Oh! Di nuovo, di nuovo. Porca miseria, sta attacco di merda. Questa volta dovevo solo scappare. Però, che cazzo ne sapevo. Sì, sì, Tommy, l'ho giocato Bloodborne e lo porterò anche. Dai, tutto sommato non mi sembra difficile. No, guardate. Allora, non ho mal di testa, però ogni tanto mi viene una fitta qua. All'emisfero sinistro della cabeza. Ma io non capisco come sia possibile. Ma tanto mo me passa, mi sono preso un Howling. Vaffanculo. Era veramente insopportabile, appena mi veniva si chiudeva quasi l'occhio. Senti, bitch. Cioè, sono appena arrivato e già si è teletrasportata. Ok, ha cambiato punto perché le abitudini non gli piacciono, sta tizia. Ok, ho capito che attacco è. Magari le fiamme le fanno molto male, vediamo. Allora ragazzi, qua c'è un gravissimo problema.
che se rompe tutte le colonne, io poi non so come proteggermi da quelle frecce che ha tirato l'ultima volta. Oh, madonna, sti attacchi, porco Dio! Oh, è fastidioso sto boss, eh. Non mi piace per un cazzo, è fastidioso, basta. Ma rotto i coglioni. Se gli faccio le palle davvero siamo messi male, davvero. Puoi andare dietro di lei, ci sto provando. Togli di questa lancia di merda, bro, per favore, dai. Nella prima fase le frecce ti devi mettere dietro di lei. Sì, vabbè, quelle frecce così sì, però... mi ha fatto un attacco prima che non mi aspettavo, sinceramente. Ovvero tirarmi le frecce dall'alto. Cioè, e mi seguivano, questa pioggia di frecce mi seguiva. Quella... non saprei come... non saprei come difendermi da quella roba. Vabbè, porco Dio, però sto sotto di te, puttana. O dietro di te. Come fa a colpirmi in questo modo? Vaffanculo. Madonna. Queste colonne le rompe come se fossero... Adesso si teletrasporta e ci dobbiamo allontanare. Non lancia le frecce, guardate. Eccole. Via, 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 subito, subito, cazzo, via, 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 via. E curiamoci. Questo è l'attacco che odio. Di nuovo si è teletrasportato, eh? Che succede? Oh, quelle palline di merda. Questo è l'attacco bastardo che vi dicevo prima. Come dovrei schivare? Oh, oh, ma che cazzo è Just Dance 4? Ma porca troia. Cazzo devo fare? Cioè, così proprio è impossibile. Vabbè, oh, vabbè. Attacco e perdo 800.000 punti salute. E vabbè, dai ragazzi. Fatevi conto che sono già morto. Devo trovare una strategia qua, Devo trovare una strategia efficace, non va bene. Insomma, sembra buona. Per me va malissimo. C'è Extreme Luca. Che squadra tifi? Nessuna. Ok, quando si infuoca e fa le frecce devi correre sempre. Va bene. Sicuramente non devo starle vicina quando fa la pioggia di frecce, altrimenti poi consumo tutta la stamina per scappare. Troia! Mi ha tagliato i piedi del culo! Porca miseria! L'avevo quasi preso, eh? Qua ogni HP di vita è molto importante, eh? Quindi teniamocelo stretto. Via! Ok, proviamo in questo modo, ragazzi, eh? Adesso ho capito, forse. No, non ho capito un cazzo. Da queste frecce posso andare alle spalle. Forse qui le frecce non mi prendono. No, il cazzo. Ah, basta questo attacco, dai. È vecchio questo attacco, non mi piace più. Occhio che non si gira proprio dentro me. Davanti. Ehi.
Non ho più stamina, che cazzo faccio? Non ho più stamina, oh. Devo fare attenzione. Ciao, Moon. Oh, giochiamo a guardie e ladri. Che cazzo ne so? La smetti di teletrasportarti, puttana. Puttana la madonna. Puttana la madonna! Ma che cazzo è? Boh, davvero, boh, che cazzo ne so? Prima combatto in un modo, poi in un altro. E poi che cazzo facciamo? Boh, affanculo. Le lascio sempre online. Le lascio sempre online le live, se le volete riprendere. Questo boss c'ha le palle puzzolenti, altro che sudate. No, moveset che cambia sempre in base a quanto sta girata di coglioni questa, è insopportabile proprio. Come questi all'inizio un pochino. Oh, entra in questa cazzo di nebbia, che stavi facendo? Guardate, mo mi avvicino. E fa le frecce, e le fa adesso. E adesso, ovviamente, si teletrasporta, perché si è già rotto i coglioni, figurati. Adesso si teletrasporta qui. No, di lì. Ma adesso fa le palline. Poi fare il cannone garlic. Non si capisce un cazzo, non si capisce un cazzo. Noi nel dubbio dovremmo stargli sempre alle spalle. Alle spalle. Senza stamina, ovviamente, perché ce la consuma tutta. E diventa divertente girargli intorno. Adesso si teletrasporterà, secondo me, qua. Ma perché di nuovo lì? Scusa, ti piace il tuo posto fisso? Non capisco. Via, 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 via. Qua ci dobbiamo mettere dietro di lei. Via, 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 via. Si sta teletrasportando. Abbiamo ancora 7 boccette, ragazzi. Questo è un buon try. Il fatto è che adesso lascia delle fiamme dietro di sé. Mamma, mi hai fatto malissimo. Mi hai fatto malissimo. Ma non posso certo arrendermi adesso. Io prima lo facevo anche debole sto boss. Il cazzo ragazzi. Ma il cazzissimo debole. Non è debole. Mi sta pure teletrasportando adesso, giusto per farmi quel danno. E lascio delle palline viola che poi mi attaccano. Cioè ragazzi, non ho il tempo di respirare. Ok, adesso sono veramente fottuto. Cannone garlic. Però ragazzi, ho capito come evitarlo, eh. Ho capito come bisogna evitarlo. Grazie al vostro consiglio. La live si sta vedendo bene, ragazzi. Questi sono più potenti. Questi sono più potenti, decisamente. Questi sono più potenti. Porco Dio! Oh! Dammi il tempo! Oh, ma si sta divertendo proprio, ma si sta proprio divertendo, sta puttana di merda. Vaffanculo. Vaffanculo. Ah, non ho parole, basta. Raga, ultimo tentativo e poi basta, mi sono rotto il cazzo, sinceramente. Ultimo tentativo. Ultimo tentativo. Cerchiamo di stare concentrati. Ok.
che ci sono. Ci ha preso lo stesso, vabbè. Nel dubbio mi curo, sai? Nel dubbio mi curo. Basta con questo attacco, per favore. Ma basta anche con quest'altro, non c'è ancora più altro, via. Si sta teletrasportando e io non posso spostarmi. Ah no, posso spostarmi, ok, perfetto. Vai di là, dai. Sì. Il cancro, questo attacco il cancro c'è. Entrata dentro il muro, è pazza. Si teletrasporta di nuovo. Come non darle torto, voglio dire. Perché stare nello stesso punto era troppo difficile. Basta, 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 dai, basta, per favore, basta. Comunque ragazzi, questa live è per farvi vedere che se voglio resto tranquillo. Il cannone garlic, no grazie. Oh madonna, ma lo lancio troppo velocemente! Così non lo posso schivare. Ma porco Dio! Ok, mi devo stare zitto. Mannaggia la madonna puttana, mannaggia. Mannaggia la madonna puttana, basta. No, non mi lascia un attimo. Dai, per adesso lasciamola stare e ammazziamo sti cavalieri giusto per sport. Sempre se riusciamo ad ammazzarli. Vediamo se riesco a farmelo sulle scale. A farmelo? In che senso, Danilo? Te lo vuoi scopare, eh? Ti vuoi scopare un cavaliere, di la verità. Beh, non sarebbe male. Certo. Sì, se però venite in due così non vale, eh. Però io c'ho il trucchetto, guardate. Faccio così e non potete avvicinarvi più. Stai attento. Che fai? Vieni. Oggi sono calmo, cheat. Dio cane. Che palle, non si tolgono dal cazzo. Mi porto spada nel culo, capito? Ah, raga, non se ne vanno, sono veramente adirati. Posso sfruttare questo muro invisibile a mio favore, secondo me. Eh sì, più di così non puoi fare. Mi dispiace. Vieni, dai, vieni. Oh ragazzi, ma che combattimento di merda è? Facciamo i seri, dai. Cristo Dio. Infatti colpitemi, dai, uccidetemi. Facciamo i seri. Torniamo alla normalità. Oh Cristo Dio. Combatterne due però è un po' difficile, eh. Meglio usarlo sto cazzo di scudo. L'ho usato lo scudo, ma comunque non ha fatto niente. Ok, basta. In due, se sono in due ragazzi non ce la faccio. Se sono in due non ce la faccio, ho capito, ho capito. Sì, li sto uccidendo un attimo per perdere tempo, così. Volevo vedere che cosa ci fosse a destra. Ammazzo sti due e poi ammazzo quello lì a destra con gli occhi rossi. Cristo Dio. Danilo si vede il pisello. Ok. Si vede il pisnello. Vieni, vieni. Vieni, vieni più giù. Bravo, seguimi così ti posso affrontare da solo. Senza il tuo amichetto cosa fai adesso? Te la prendi nel culo. Oh, io me sa che me la prendo io nel culo un pochino. Ti è piaciuto?
arrivando l'altro suo amico, vero? Lo sento. Ecco. Ma non mi ha visto, che coglione. Ma porco Dio, non ho visto la vita mia! Oh mamma donna, porca puttana! Quando si inizia a morire, ragazzi, non si finisce più, qua. Si finisce più. No, non è Dark Souls 3, è un inferno, cazzo, sto gioco. No, Gigi, non ci voglio riprovare per il momento, basta. Sono stanco. Voglio combattere contro questi. Tanto sto morendo anche contro di loro, figuriamoci se sono in grado di uccidere un boss in queste condizioni. Godo. Via. Brodo. Brodo, che ne dici se tengo un attimo? Fanculo, va. Bene, perfetto. Andiamo ad uccidere subito l'altro. Oh, mannaggia Dio! Ma si mette di spalle! Ma che cazzo! Siete proprio cacacazzi. Siete proprio cacacazzi, davvero, guarda, incredibile. Muori, dai, muori, rotto il cazzo. E vaffanculo. Comunque, droppa 3000 anime, cioè non... Ragazzi, sono tantissime. Sono veramente tantissime anime. Adesso ammazziamo anche questo, perché vorrei vedere cosa c'è qui. Oh, però, senza farci colpire magari. Questo è più bello degli altri, eh. È uguale, non lo so. Porco Dio, ma che cazzo ho fatto? Boh, vabbè ragazzi, basta, questa live fallimentare davvero al massimo. Fallimentare al massimo, me ne devo pure andare tra l'altro, devo stopparla. La prossima volta iniziamo una live con un mindset migliore. Ciao Bibi. Dai, vabbè, per adesso basta ragazzi. Una live così. Cioè oggi non ci doveva neanche essere la live in teoria, però l'ho fatta lo stesso. E niente. Ci vediamo alla prossima live, ragazzi, dove affronteremo quella grandissima zoccolona a forma di serpente. Sì, perché la dobbiamo ammazzare. E nada. Grazie di aver seguito la live fino ad ora, ragazzi. Vi auguro un buon sabato e una buona Pasqua. Perché forse ci rivedremo direttamente settimana prossima, sì.